Siamo in compagnia di Piera Pizzi, salve. Ci lieterà con la sua splendida voce in questo concerto di beneficenza presso la Terrazza Borbonica a Gaeta, organizzato dall'associazione Antea. Ci spieghi qual è il suo contributo, come intende apportare il suo aiuto in una serata così meritevole come questa? Beh, diciamo che il nostro aiuto, il mio aiuto, insomma, quello di chi poi suona anche insieme a me, di noi musicisti, è quello di, ecco, di fare una, di regalare appunto con la musica emozioni e fare sì che poi questo evento venga nel modo più giusto ecco, pubblicizzato, in modo che la gente può partecipare e quindi partecipare a una cosa così importante che è quindi la beneficenza e quindi l'aiuto per questi bimbi poi tra l'altro. Questo io credo sia importante. Noi possiamo farlo con la musica, con quello che viviamo noi, con quello che a noi piace di più. Quindi lo facciamo con la musica, col cuore e spero che poi ci siano ottimi risultati per quanto riguarda questo. È un'occasione in particolare, quindi è speciale, solo legata a questo evento, la sua visita qui a Gaeta? Per adesso sì, è solo legata a questo evento. Comunque ci sono stati altri eventi in passato, io poi come cantante diciamo che giro abbastanza, però sono davvero felice di essere qui questa sera, poi in un posto fantastico come Gaeta, tra l'altro. Sì, su una terrazza splendida. La terrazza è splendida, davvero. I suoi progetti futuri? Ma io diciamo che ho serate un po' dappertutto, diciamo faccio serate in club, manifestazioni, teatri, quindi dipende un po' dalla situazione e quindi questo è un po' il mio progetto futuro, portare uno spettacolo che sia di, a volte anche di brani inediti insieme a cover riarrangiate in giro un po'. Dappertutto in Italia, anche all'estero quando capita, quindi questo cover inediti, riarrangiati, uno spettacolo, soprattutto di brani del passato, c'è molto poco di cose nuove, quindi revival, cose così, jazz, pop, soul, un po' mixato insieme e riarrangiato, questo. Grazie.